No, secondo me l'approccio è stato buono all'inizio della gara. Abbiamo fatto diversi errori. Tutto sommato i rimbalzi in attacco ci siamo equilibrati. Ne ha presi molto di più in difesa a Barcellona, ma era logico perché le nostre percentuali mi sembrano molto più basse di quelle di Barcellona. Quindi questo è un dato normalissimo. Nel senso che tu sbagli, loro prendono più rimbalzi, viceversa l'avversario fa più canestro. Molto abbiamo sbagliato all'inizio del terzo quarto, secondo me. Lì la partita è chiaro che Barcellona l'ha messa un po' in banca. Il più 9 abbiamo provato a riavvicinarci per due volte sul meno 4, ma poi abbiamo sbagliato e commesso errore. Il discorso sotto canestro apre tante valutazioni, anche di ordine di contatti, di tante situazioni di penetrazione. Lasciamo stare, non entriamo in questo. Noi guardiamo quello che abbiamo sbagliato, lavoriamo per quello, ma non dobbiamo abbatterci, sappiamo qual è il nostro obiettivo, continuiamo a essere tranquilli nel lavorare, è chiaro che dobbiamo evitare determinati errori e migliorare sotto alcuni aspetti. Questo è fuori dubbio, però ci prendiamo tutto, insomma, bene e male. Difensivamente, secondo te, cosa non funziona? Noi soffriamo un po' alcuni aspetti, alcuni singoli, ci sono tante situazioni che sono da verificare e che non hanno funzionato, ovviamente quando prendi 90 punti, no? Però è troppo facile perché molte volte può dipendere dal ritmo, può dipendere da quello che è successo nei secondi due quarti in campo, insomma, tante situazioni che sono verificate, ma errori è chiaro che ne commetti perché se prendi così tanti punti ne commetti. Io credo che Potenza quella di quella situazione. Già domenica scorsa la nostra squadra ha giocato con questo tipo di intensità e sapete tutti com'è andata con tutto quello che è successo. E credo che potevamo portare a casa anche la partita di domenica scorsa. Purtroppo questo non è successo. I ragazzi stanno lavorando tanto. Se ti devo dire che ci sono dei problemi, questa squadra sta lavorando tanto anche senza Franco durante la settimana. Si è unito a noi giovedì, ha fatto due mezzi allenamenti, ha fatto. E chiaramente non era pronto, poi lui è uno che può giocare, lui è un caliente, è uno di sanguigno e anche quando è entrato in campo avete visto con che energia ha giocato e purtroppo non è pronto, però lui si fa, lui quando sta in campo ci dà, anche se non era pronto per poter affrontare la partita con quella intensità che ha messo lui. Però devo dire che poi alla fine i ragazzi ci hanno dato lo stesso. Stavo vedendo prima che nella panchina abbiamo avuto 37 punti, sono tanti. Siamo stati avanti guardando le statistiche giù, 33 minuti su 40 siamo stati avanti noi. Quindi vuol dire che la squadra ha lottato, ha combattuto, ogni tanto abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto. Però i ragazzi hanno sempre reagito, dopo subito si sono ripresi, non siamo andati in rottura prolungata come è successo altre volte. Abbiamo fatto degli errori sicuramente, anche troppi, questo però sono errori di gioventù nella gestione di alcune situazioni. Invece però siamo rimasti sempre con la testa sulla partita, anche se le continue difese, la difesa mista che faceva, la zona, poteva essere problematica ad attaccare, però alla fine essere riusciti a fare 91 punti è merito dei ragazzi. Cioè, fa piacere anche rilevare come sia cresciuta questa squadra sotto il profilo della personalità, per trovare i ragazzi dai quali ci si aspettava di più in questa partita, hanno dato delle risposte importanti. In casa, paradossalmente, perché questi appunto perché altre volte in casa hanno un po' subito qualcosa. Purtroppo quando hai una squadra giovane, questo è un percorso che devi attraversare. L'inesperienza, la gioventù, gli errori sono caratteristiche dei ragazzi giovani. Non sempre si ha la pazienza di aspettare, non sempre si ha la pazienza di farli crescere. Però loro lavorano tanto, sanno che per loro è un'occasione, ne abbiamo parlato più volte perché gli allenamenti non sono solo di pallacanestro, ma anche molte volte di parlare con loro per dargli le motivazioni e fargli capire che ogni giorno è un giorno importante. E piano piano questi ragazzi stanno crescendo.
A volte ci sta un ragazzo e ce n'è qualcosa in più, altre volte ce n'è qualcuno in meno, però credo che mediamente il gruppo stia cominciando a dare segni di vita. Detto questo, Mario non è. Più che altro diciamo che siamo entrati nella sfera emotiva. Cosa vuol dire oggi vincere dopo la zavorra delle sei sconfitte? Credo che al di là dei segnali che voi comunque attraverso il lavoro e visibilmente non davate, credo che lei si portava qualcosa dentro. Ma sai, alla fine, ciao ciao Peppe, ciao. Alla fine, sai, è anche un premio questi ragazzi, perché poi alla fine, se ti devo dire, durante la settimana qualche volta tu sei venuto, l'hai visto, ci mettiamo tanta anima negli allenamenti, facciamo allenamenti di forza, allenamenti di intensità, di energia. Stasera mi è venuto da dire a un certo punto, quando su una palla vagante si sono buttati a terra, no? E questo è uno degli esercizi che facciamo durante la settimana, quello con la palla a terra, lanciarsi sulla palla. Sembrano cose stupide fatte durante la settimana, però poi alla fine ti creano anche queste mentalità. E vedere un americano che si butta a terra sulla palla vuol dire che comunque un ragazzo che ci tiene, no? Lobo su quella palla vagante si è lanciato, Matteo stesso, cioè vuol dire sono ragazzi che queste cose qui, è chiaro che questo è un premio a questi ragazzi che meritavano, assolutamente meritavano. Stasera siete in compagnia comunque all'ultimo posto, cioè non siete più soli. Infatti perciò abbiamo vinto, perché da soli pareva brutto, ci sentivamo abbandonati invece così.